Germania nazista. Attacco finale al cuore del male. L'SOE aveva reclutato noi sei sotto il mio comando con un solo scopo: recuperare dossier sul progetto Phoenix, l'ultima arma segreta del Terzo Reich. Una coalizione di comando alleati messa insieme e scagliata lì dove il nostro nemico era più vulnerabile. Doveva essere la nostra prima e unica missione. Ma bello a tutti e tornati qua su Call of Duty Vanguard. Iniziamolo e scopriamo un po' com'è questo nuovo capitolo di Call of Duty. Guardate che roba! Un mondo stupendo! Chi vuole salvarlo? La svidania! Andiamo! Si comincia! Ah no! Sicuro che possiamo farcela? Se prendiamo il treno, possiamo farcela. E va per primo, no, vanno tutti gli altri vicini. Ok. Corre. Posso spararci contro. È una sporgenza. Passa di lato, non è. Addirittura. Zitto. Che cazzo. Lasciacene un po', Nova. Mai. Carichiamoci. La, via. Modo di rottamare un veicolo.
Guardala! Ok. Calma. Calma. Merda! I gruppi ci sono su quel treno. Fanculo, io vado sul tetto. Lassù sarai scoperto. Ascolta mai. Calma. Gruppi nel camion. Al diavolo tutto questo. Che cazzo sta combinando? Vuole farsi uccidere. No! Ripuliamo l'altro treno! Ehi, Navak! Una bella mitragliatrice su quel mezzo! Vabbè. Vai. Vai, vai. Continuiamo alla locomotiva. E ci pareva. Ok. Ok, sono nostri quelli. Ce ne due per tre qua, ci posso ricaricarmi. No, sono caduto come un pirla, no! Sono caduto come un pirla. Un altro.
Va bene, allora torno giù. Ah, ok. Apritemi, no? Semicingolato di merda! Occhio alla tagliatrice! Lo prendo di lato! Sposto sui trucchi! C'è Riggs dentro quel carro! Puttana, Rex! Che roba, ragazzi! Molto bene. Via, via. Prova, spara al macchinista! La ferrovia si divide! Salta! Molto bene. Ce l'hai fatta. Cazzo. Adesso che le abbiamo passate proprio tutte, qualcuno al comando potrebbe dirci che ci facciamo qui. La meta è quella base di sottomarino. Una volta dentro, ci muoveremo verso l'obiettivo. Vuole che lo prendiamo, ma non vuole dirci che cos'è. Kingsley ci gira intorno fin dall'inizio. Non stiamo dando la caccia ai fantasmi anche stavolta, vero? Già, fuori la verità. Non sappiamo. Vorreste dire che il comando non lo sa? Sapete una cosa? Io mi fermo qui. Abbiamo solo un nome. Phoenix. Così non sappiamo neanche chi abbiamo con. La missione è questa. Scoprirlo. Il comando dice che i Krupp stanno portando via dalla Germania qualcosa di grosso. Potrebbero essere documenti. Roba segretissima. Noi siamo qui per fregare. Se è così importante, perché non mandano un esercito? Hanno fatto. Siamo noi segreti. Amico, non siamo dello stesso esercito e non siamo neanche dello stesso continente. Silenzio, state indietro. Perché sceglierci per questa missione suicida? Il comando ha scelto 6 specialisti per una missione veloce e pulita. Un esercito non può farlo. Troppo rumoroso e lento. Richard ha ragione. Non se lo aspetterebbe. Entriamo, prendiamo i documenti e usciamo. Non ci vedranno. Il piano è chiaro a tutti. Io sparo ai nazisti. Il rumore è quel mio piano. Più di facile di così. L'ingresso è dopo il deposito. Oltre questi qui. Sbrighiamoci a prendere quei documenti. Io vi copro da questo vagone! Cazzo! Odio i cani! Andiamoci! Addosso! Ehi, Spinninger! Attenzione! Stanno chiedendo aiuto! Eliminiamoli! Oh! Ma la secondaria cosa? Ah, una pistola di cazzo. Non sono venuto qui per farmi spiaccicare da un treno. Avanti. Cioè, sto ripulendo di... Oh, muorici. Nova, becca quel cecchino.
Vabbè, dai, sto ricaricando. Okay. Cerchiamo la sala comune. Ci siamo. Jackson, alla porta. Hai. Ci siamo persi la festa. Sembra siano scappati di corsa. Phoenix. Non per molto. I crocchi stanno portando le loro cose su un sottomarino. Vedete quelli con il baule? Scommetto che è quella la roba che cerchiamo. E allora che aspettiamo? È ora dei calibri grossi. Ora si ragiona. Aspetta, non possiamo farci notare. Arthur? Non so cosa siano quei documenti, ma è il segreto meglio custodito del Terzo Reich. E lo tengono qui, in mezzo al muro. E con questo? Non ha senso. È come lasciare i gioielli della corona sulla veranda. E senza molta sorveglianza. L'intero esercito tedesco dovrebbe sorvegliare questo posto. Siamo gli unici a non sapere cosa sia successo. I nazisti ce l'hanno segreti ad altri nazisti. Solo che i responsabili dei segreti sono i più pericolosi di tutti. Sì, a questo servono le armi. Per spararmi. Avete finito? Quei documenti stanno per prendere il largo. Voi tre, andate sulla passerella e fate casino. Guadagnate tempo. Webb, Novak, con me. Noi pensiamo al sottomarino. Andiamo! Andiamo! Vi copriremo dalla passerella! E cercheremo una via d'uscita da qui! Non sparateci o vi piantiamo in asso! Ah, devo andare di qua io, vero? Vabbè, non li cazzo, non li vedevo.
ma... Sommergibile là accanto! Ci siamo! Gli altri sono sulla passerella! Livella! Non colpiamoli! Ho lo scoperto! Nazisti eliminati! Hanno caricato la cassa su quel sommergibile! Copriteci! Saliamo a bordo! Buona fortuna, ragazzi! Io intanto cerco l'uscita! Ecco il boccaporto! Ci siamo! Proviamo quella cassa e andiamoci! Richard, toglici le spalle! Prova, va avanti! Attenzione, davanti! Ok, colpi di rimbalzo! Indietro, indietro! Facciamoli fuori! Attenzione davanti! Ok, colpi di rimbalzo! Indietro, indietro! Facciamoli fuori! Sei a posto? Andiamo. Nella sala comando. Apriamo quel portello. E stiamo vicini. Lancio una granata. Via! Eliminati! Andiamo. Qua niente. Eccola lì. Ah, questo dici? Novak, lo scassinatore sei tu, a te l'onore. Allora ce l'ho io qua davanti, quindi... Arthur, le sirene si sono interrotte, non è un buon segno. Dobbiamo andarcene subito, aiutami Novak. Occhio granata! Novak! Novak! Wade? Eccola! Rituncus. Australiani. E poi... questo. Dai, fammelo. Divertente. Credi di essere inglese? Sono nato e cresciuto a Cambridge. Non è cortese rovinare la serata agli altri. La sonata numero 4 di Beethoven ha dei passaggi stupendi, ma impegnativi. Devo prestargli molta attenzione. Non come voi. Il nero dà anche gli ordini in inglese. E voi gli obbedite? Sie wissen, wie es ist, von einem schwarzen Befehl entgegenzunehmen. Er spricht auch Deutsch! Continua, prego. Hai l'accento renano. Sei del Neustadt.
Durante l'occupazione, hai visto soldati francesi comuni portare armi nelle vostre strade, sposare le vostre donne. È questo che sento quando parli in tedesco. Affascinante. Vi abbiamo fregato una volta. Le senti le bombe? Vi stiamo fregando di nuovo. Fregato. Fregato. Che scelta interessante di parole. Te l'ho già detto. Fallo. Va bene. Se è questo che vuoi. Sacrificarti. Essere un capo. Non sono qui per darti quello che vuoi. Tutt'altro. Ecco. Per dare a voi bestie tutto quello che meritate. Buttate via. Mettete gli altri nel camion. Parte già così aggressivamente sul gioco. Novak. Santo cielo. La gente muore. La gente muore quando i capi sbagliano. Come può essere colpa di Arthur? È colpa sua. E di Wade. Quel bastardo ci ha piantato in asso. Hai ragione su Wade. Se lo trovo, giuro che gli spacco la faccia. Sì, bravi, prendiamocela tra noi e non con i tedeschi. Siete merda, Mskoye Ego. Nasce Ego si vuole segnare posto da Lof. Credi di impressionarlo? Calmati. Non ha importanza. Friesinger ci ammazzerà tutti. Friesinger? Il nazista. Quello che ha ucciso Novak. Un vecchio amico, vero? Avevamo dei trascorsi. Ah sì, che trascorsi? Andiamolo, Friesinger. Arthur ce ne tirerà fuori. Lo dici perché è tuo amico? Se l'è guadagnato. L'ho visto in azione. Perdi uomini. È la guerra. L'unico modo per onorare un soldato caduto è finire la missione. Ma ricordatene, quando il suo sangue bagna i tuoi stivali. Sì.